Ciao a tutti, vi do benvenuto su Voice of Africa, the only voice in the wilderness. È un po' di tempo che non mi avete visto, perché siamo in quarantena, non possiamo uscire a fare le domande alle persone. Quindi oggi pensavo cosa posso fare. Allora ho deciso di rispondere tutte le domande e i commenti che mi avete lasciato sul video Sposeresti un africano. Ovviamente ci sono tanti commenti, tante domande che non possiamo rispondere tutti, e quindi prendi un po' dei commenti a rispondere, sia brutto sia bello, rispondiamo tutti. E prima di cominciare tutto, per favore, se non hai iscritto dei canali, vai sotto e per favore iscriviti, lasciami un like, lasciami il tuo commento, magari leggiamo il tuo commento la prossima volta che facciamo il video da rispondere tutte le domande. Cominciamo! Cominciamo a rispondere a tutti i commenti e le domande, ma questi commenti e domande sono su questo video Sposeresti un africano. Siamo andati fuori a chiedere alle persone se vogliono sposare un africano. Anche alcune persone nere hanno lasciato i loro commenti se vogliono sposare anche i bianchi o no. Tante persone hanno chiesto che faccio un'intervista a chiedere persone africane che vogliono anche sposare le persone bianche o no. E quindi penso che dopo questa quarantena possiamo fare qualcosa di questa. Mi spiace tanto che questo momento di Pasqua, che ricordiamo la morte di Gesù, che festeggiamo con gli amici, con la nostra famiglia, per andare fuori a festeggiare, non possiamo fare grazie al coronavirus. Però è importante, facciamo un po' di sacrificio per stare a casa a combattere questo coronavirus. Se non ha niente da fare fuori, ti prego, più che non uscire, perché è più pericoloso per te stessi, per la tua famiglia, per tutto il mondo, perché dobbiamo fare la nostra parte. Se non possiamo dare i soldi, se non siamo infermieri, non siamo i dottori, possiamo aiutare lo Stato a combattere questo coronavirus, stare a casa e osservare bene tutte le leggi che lo Stato ci ha dato. Allora, cominciamo le domande. Mohammed ha detto: ti dirò la verità, non mi piacciono le donne bianche perché sono troppo gioiose. Sì, quello che lui pensa è questo, ma io penso che se sei innamorato con qualcuno devi essere con amore, con rispetto, così potete andare avanti. Grazie mille, Mohammedu. Amidu ha detto: bel video fratello, grazie mille. Montagnese ha detto: cioè i neri violentano le bianche? Sta dicendo qui in Europa o in Africa? In generale non è accettabile tutto il mondo, neanche in Africa non può violentare una donna. Dobbiamo trattare le donne con rispetto e amore, non dobbiamo mai trattarli male. Filippo ha detto: torna nella giungla. Filippo, che giungla sta dicendo? Siamo umani e nella giungla ci sono solo degli animali. Gli animali sono nella giungla. Magari stai pensando che Africa è una giungla. Ah, magari non sai dove è Africa. Magari devi andare in Africa a vedere se è una giungla come stai pensando. Magari stai sbagliando qualcosa.
Angelo ha detto, li vogliono e come? Li vogliono e come? Quasi tutti durano di più a letto. E fisicamente sono più presenti. Che dice il contrario, dici una casata. Basta guardare il sorriso della persona che fa il video. Guarda, ognuno ha il suo modo di vivere. Hai visto? Prince ha detto, mi sono già abbandonato il tuo canale perché non mi è piaciuto quello che stai facendo. Ti auguro. Ah, ok, va bene. Ciao Prince. Ma se puoi dire che tipo di video che ti piace di più, perché questo canale è per integrazioni, immigrazioni, cultura africana e così facciamo. E quindi magari hai in mente un video che ti piace di più, possiamo pensare e vediamo se possiamo fare qualcosa solo per te, ok? Richard mi ha lasciato il tuo numero, ha detto, hai parlato con una ragazza bellissima che mi piace, puoi aiutarmi a fidanzarla? Mamma mia, che lavoro! Rich, ti prego, non posso aiutarti a trovare una fidanzata, perché parlo con le persone fuori, faccio un'intervista fuori, chiedo domande, ma tante volte non conosco le persone che incontro in video, e quindi non so come posso aiutarti a trovare questa ragazza, non mi ricordo quella ragazza che stai dicendo. Mi spiace tanto, se vuoi una fidanzata per favore può andare fuori, dopo questa quarantina può andare fuori a cercare, perché ci sono tanti ragazzi fuori, magari qualcuno vuole stare anche con te. Non devi avere paura di dire quello che hai in mente verso una donna. Salvatore ha detto, ciao, mi piace questa cosa che dici, però il fatto che lo chiedi mi fa pensare una cosa che sarebbe il razzismo. Ho amici e persone che lavorano da me al ristorante. Loro, queste non pensano proprio. Oh, ok. Questo video non c'entra niente di razzismo. Questo video è solo per chiedere alle persone se vogliono sposare un africano o un africano vuole sposare un bianco. Solo vogliamo fare una cultura mista, non c'è niente di razzismo. Salvatore ha chiesto anche una domanda. Lo ti faccio una domanda, anzi la faccio a tutte le persone, ok? Siamo noi razzisti pure voi razzisti? Noi facciamo tutte le persone straniere, ma voi per noi cosa fate? Ah, se capito bene la domanda, lui vuole chiedere se gli stranieri, soprattutto gli africani, anche loro sono razzisti o no. Salvatore, questa c'è una risposta, ho fatto un video che africani sono razzisti, e quindi vai sul canale e cerchi questo video, è molto interessante. Siamo andati fuori a chiedere alle persone se ci sono africani razzisti e hanno dato la risposta. E quindi ti do un consiglio di andare a guardare questo video, molto interessante. Danilo ha detto, vai a fare questo video in Africa. Ah, ok. Ok, è un consiglio, grazie. Fuseni ha detto, mi piace molto il tuo video, tu devi imparare bene l'italiano. Ok, sto imparando piano piano la lingua italiana perché sono qui in Italia da 2 anni e sai che la lingua italiana non è così facile imparare così subito, tanto parlo 6 lingue diverse, parlo 6 lingue diverse, quindi piano piano sto imparando. Se hai qualche modo di aiutarmi a imparare bene, bene, bene la lingua, perché io voglio imparare benissimo, a parlare bene, a leggere bene,
a fare tutto tutto bene come gli italiani. Se qualcuno di voi può aiutarmi a imparare bene 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 la lingua, dico prego e sarò molto molto contento. Qualcuno ha fatto una risposta del commento che abbiamo letto prima, che dico neri durano tanto a letto. Ha detto se Teledei, scusatemi se pronuncio i vostri nomi male, è abbastanza difficile, scusatemi. Secondo me, se una ragazza bianca mi fa amore solo per il mio potere in letto, la manderò via dalla mia vita. Sì, ok. Mohammed ha detto sei grande fratello. Anche tu sei grandissimo fratello. C'è allora Dennis ha detto siamo tutti uguali, non cambia niente bianco o neri, bello ugualmente. Ok, sì, abbiamo tutto lo stesso sangue, la stessa sangue dentro di noi. I bianchi hanno gli occhi, i neri hanno gli occhi. I bianchi parlano, i neri parlano. I bianchi camminano, i neri camminano. Siamo tutti uguali. Di Hockey ha detto con black, non ho capito con black. Per i neri, non so. Molti ragazzi le vedo con ragazzi di colore. Ok. E quindi le ragazze vendendo questo si innamorano di ragazzi di colore. Ognuno faccia quel che vuole. Ok. Abbiamo la scelta da fare. Alcuni piacciono, alcuni non piacciono. Ok. Ragazzi, leggiamo l'ultima e poi finiamo questo video e ci vediamo settimana scorsa, sì. Mi ha detto di imparare bene la lingua e quindi sto imparando bene la lingua. Raffaele Escobar ha detto i neri sono brutti. Ah, ok, per lei le persone neri sono brutti. Ah, ok. Ognuno ha come vede le cose. A me magari i neri non sono brutti come stai dicendo. Magari tanto io non sono nero, io sono blu. E quindi grazie. Vi ringrazio tutto per i commenti, per le domande. Ci sono tantissimi commenti che non possiamo leggere e dobbiamo fare il video più veloce come possibile. Continuiamo la prossima volta su questo canale. Se oggi è la prima volta che stai guardando questo canale, ti prego di iscrivere e lasciami un commento. Se ti piace il video, lasciami un like. C'è un consiglio per te. Siamo in un momento molto molto difficile nella storia di umanità, che con questo COVID-19, coronavirus, è molto molto difficile. Non dobbiamo scherzare, non dobbiamo giocare con questo. Per favore, vi chiedo di stare a casa, come lo Stato ha detto. Se non ha niente importante di necessità da fare fuori, per favore, stai a casa. Prima devi salvare la tua vita, la vita della tua famiglia e la vita di altre persone, che è molto molto importante. Se per qualcosa molto importante devi uscire da casa, per favore non devi mangiare senza mascherina.
Ho visto che è molto difficile trovare le mascherine a comprare e quindi lascio un link dentro al video descrizioni, un link di mascherine sull'Amazon che può andare a comprare. Perfetto, buonissimo, è raccomandata dai medici e quindi è bellissimo e può essere molto molto utile. Vi auguro quarantena, spero che tutto passerà veloce così possiamo uscire e ritornare alla nostra vita normale. Mio nome è sempre Jacob Lance Nebenesa e stai guardando Voce dell'Africa. Ci vediamo settimana prossima con un altro video. Per favore, ancora una volta, iscrivere, lasciami il tuo commento e condividere questo video. Ciao!